Siamo giunti alla settima, una F, chiaramente sono anziani, sul doppio chilometro, ubique parzere di Casey, il down, un vero HBD, Sir Drake, Sabojeyuse e Understand. Corsa molto aperta, eh? Si ritrae Understand che non partecipa al lancio, imitata da Sabojeyuse. Ora va via in velocità il mezzo meccanico, doppio chilometro, anziani, categoria F, via la macchina. Sir Drake alle prese con un vero HBD per i birilli, poi Zill Down. Si affronta la piegata con Sir Drake che persevera, ma un vero HBD lo fa spendere un po'. E vediamo un po' come si mettono le cose, poi lo manda via con un freeway e leggera spesa. E Sir Drake al comando. 14,9 a partire. Una volta al comando, il Caterpillar può già un po' graduare e amministrare la leadership. Si completano i 400 iniziali, 29,9. Lunga si fa per dire, sono in sette, fine indiana, in terza posizione, Zill Down a precedere Zeria di Casey. I cavalli affrontano la seconda curva, 600, se ne vanno in 46,3, una frazione comoda in 16,4. Si va a completare anche questa piegata, si affaccia Zeria di Casey. Completamento del mezzo miglio iniziale, passato in 1 e 3. E davanti alle tribune, Zelia di Casè abbandona definitivamente i birilli e prende la via del largo e si trascina ubique par. Si va al completamento e chiusura del primo chilometro in 18 e 2. E i cavalli affrontano la penultima piegata. Non ci sono variazioni sostanziali con il Caterpillar che è riuscito un po' a portare dalla parte sua il cronometro, tanto è vero che ora inizia a pedalare. I cavalli affrontano il penultimo rettilineo con Zeria di Casey al salchi di un vero HBD, mentre Ubique Par non riesce a progredire ancora granché. Zeria di Casey incisiva, ora aggancia Sir Drake. I cavalli affrontano i 500 finale con il Luke MP affidato a Cimino che appariglia completamente Sir Drake. Il miglio se n'è andato in 2-3, meno qualcosa. E Zeria di Casey insiste, sopravanza l'avversario. Poi Ubique Par che deve essere sostenuto. Torna alla carica il buon Cimino, passa con il Luke MP, sgabbia Zill Down. Zeria di Casey in vantaggio, ultimo affondo di Zill Down, il palo si sta avvicinando sul traguardo, i due di molto vicino con Zeria di Casey in leggero vantaggio, almeno sembra. Vediamo un po' se rivediamo un po' le immagini, perché uno va di dentro, l'altro ha allargato un po'. Io sono 1,16, 2,32 la distanza, con i due molto vicini. Ecco, sono le immagini del replay che ci fanno un po' vedere un po' meglio la situazione sul traguardo. Zeria di Casey, di dentro Zill Down, palo vicino. Signori, Zeria di Casey si afferma, almeno dal mio punto di vista. Linea agli amici.